Bonsoir. Attention, rien ne va plus. Buonasera, signori, signori. Allora, dopo aver mangiato taglieri, pizze, cose fatte in casa, che insomma, e poi vino nobile Montepulciano, Cannonau di Sardegna e Grappino, siamo qua a parlare. Quindi, se abbiamo dei difetti nel formulare le frasi, è perché siamo un po' cotti. Cotto. Bonsoir a tous, sono qua con Greta Caserta, detto in francese, e Michel Gentilini, e sono Dani MC, così l'abbiamo detto, siamo a posto. E praticamente sto per presentare un disco che è una cosa che ho sempre voluto fare, perché io ascolto questo genere musicale, soul funk. E conosco lei da quanti anni? 15-20. Ma secondo me è anche 25. Sì, esatto. Lui lo conosco da, cioè ormai non si sa più neanche cazzo di quanto tempo. Ah, non lo so. Non lo sa. Non lo sa. Cioè, non lo sa. No, vabbè, comunque. E allora avevo deciso di fare questo disco qua, ne ho parlato anche con Nando, il nostro regista, ho detto facciamo una cosa che ci piace, no? Un genere musicale soul funk, un po' lento così. Lei è una bravissima cantante soul, capito? Bravissima. Bravissima, sì, ha una voce bellissima, viscerale, perché se io dico passionale non piace. Allora, viscerale, una bravissima cantante di Bergamo, lui è di Bergamo, io non sono di Bergamo, io non ho capito di dove sono. E abbiamo deciso di fare un disco dedicato all'importanza del tempo nella relazione d'amore, ok? E penso che sia uscito molto bene come testo, perché abbiamo mescolato dei testi fatti dal ragazzo con i miei testi e cantati da lei, e vabbè, io ho fatto una parte che fa ridere a fine, cioè sarà una roba cosa che vi piacerà. E praticamente quello che volevo dire è che Greta è una persona che ha uno stile soul però molto elegante, e lo sentirete, da un teatro. E, ma tu da quanto tempo canti? Perché io ti conosco da tantissimi anni, ma da quando hai avuto l'idea di cantare questo? Poi tra l'altro è proprio sempre quel genere lì che hai cantato, tu hai sempre fatto una roba un po' soul. Sì, ho cantato da piccola, ma intorno ai 20 anni ho deciso che sarebbe diventata la mia professione. Guarda lì. Che sarebbe diventata appunto la mia professione, quello che avrei voluto fare nella mia vita. Da grande. E quindi ho iniziato a suonare un po' nei vari locali, e ho iniziato a fare brani pop, italiani, stranieri, tutto quanto. Poi io ho conosciuto Michele nel 2009, e quelli erano già gli anni in cui mi stavo spostando un po' di più oltreoceano, cioè andando verso la musica black. E da lì ho capito che quello era quello che mi sarebbe piaciuto fare, che avrei voluto fare. Mi piace anche la musica italiana, mi piace il cantautore, tutto quanto, e scrivo anche pezzi miei, che sono pezzi cantautorali in italiano. Però comunque mi piace molto la musica black, mi piace molto l'energia, e proprio la musica solo rispetto magari, non so, al blues, che è già più melanconico, che è già più triste, o magari al jazz, che è un po' più mentale, se possiamo definirlo. Invece la musica soul, l'energia che sprigiona, il calore che pervade, diciamo, e mi prende proprio dentro. È una cosa che mi piace molto, il soul e il funky, proprio l'energia, ecco, molta energia. Soul and funky. E allora con Michele abbiamo creato questa idea di base strumentale funky. Un giorno l'ho guardato negli occhi, gli ho detto: caro il mio bel giovinotto, insomma, caro il mio bel giovinotto, che cazzo sto dicendo? Vabbè, comunque, detto, fuori posto. Completamente fuori posto. Comunque ho detto a Michele, una roba soul funk è fatta, e però gli ho detto, guarda, ricordati bene la chitarra wah-wah, perché io ho questo problema con il wah-wah. Mi piace molto il genere Starsky & Hutch.
e gli ho detto ma fai una roba proprio, e ha fatto una base super, e sulla base addirittura si è appoggiato su due o tre cose che gli ho proposto, anche di classici della musica black soul funk. E, ma raccontami come sei riuscito a fare sto roba qua. Ma niente, il pezzo è nato abbastanza spontaneo, nel senso che parliamo dal tempo, quindi il filo conduttore è sempre lo stesso, e poi la base è venuta fuori così insieme al testo e tutto quanto, quindi è una genesi abbastanza naturale. Perché tu hai suonato sia il basso che la chitarra, e poi il hai testo, esatto. Creato, esatto. Diciamo tutto il sì sì. E comunque invece quindi il testo è basato sul tempo dedicato nella relazione amorosa, perché forse è lì che o ti permette di andare avanti o ti frega e tu vieni escluso da una relazione. E se non c'è tempo, ma tempo al tempo lo vogliamo dare? Ma chi è che ha dato il tempo? Ma che tempo abbiamo qua? Quanto tempo ci rimane per quell'intervista? Tempo esaurito. Adesso faccio una domanda a Greta. Ma era il metronomo, No, pensavo, perché noi da sopra, no, con tutto quello che abbiamo bevuto, non abbiamo capito se era il metronomo o dava fuori di testa. Io, acqua naturale, dal nuovo frigorifero di Michele, fantastico. Sì, c'è un frigorifero lui, ragazza, che poi ve lo spiegherà forse un domani. Cioè, oggi no, perché... Con barman incluso. Che tac! Acqua da sorgente fresca. Cioè c'è il frigo collegato con la sorgente, sto ragazzo qua! Cioè, ma cazzo fa? Ma Dio, io non so. Cioè, vabbè, comunque, chiudiamo chiedendo a Greta, quindi questa canzone... che è basato sul tempo, ma cosa hai pensato del testo e del sound che era proposto in un brano del genere, dove tu alla fine dovevi interpretarlo, tra l'altro in un teatro? Cosa hai pensato di tutta questa cosa? Ho pensato, il testo mi è piaciuto molto, mi ci sono calata, è stato interessante, ha molte sfaccettature, poi lo ascolterete, ve ne accorgerete, è interessante. E sicuramente un po' tutte le persone ci si potranno ritrovare, perché o per un motivo o per un altro c'è sicuramente una frase che in cui inquietante, no, in cui una persona si rispecchia per forza di cose. E la musica mi è piaciuta molto, perché poi ovviamente conosco Michele, i suoi gusti, il sound, il groove fantastico, e poi mi ha lasciato anche carta bianca sul finale, e quindi sulla parte finale del ritornello, e quindi niente, mi sono divertita molto. E invece sì, e poi il video invece l'abbiamo registrato in questo teatro, è molto bello, è antico, è stata una bella avventura girarlo all'interno appunto di questo paesino molto piccolo, caratteristico, in alta quota, perché no? Avevamo un freddo bestia. Sì, no, il teatro era molto freddo. Però... Non si vede il fiato dalla che esce dalla bocca, ma vi però posso comunque assicurare che c'erano pochissimi gradi. Però comunque secondo me è uscita una cosa molto bella, perché è efficace, e di gran classe, elegante. Adesso abbiamo ammazzato uno da dietro. È Michele che ha fatto tacere il gatto. No, nessun animale è stato trattato male, tengo a precisare, se no abbiamo adesso la lipu che viene a cercarci. E la lipu? No, la lipu è per gli uccelli, vabbè, comunque. No, comunque è stata una bella avventura. Io sono molto felice, perché praticamente è una canzone che pensavo di fare un giorno, e lì c'è stata l'occasione. A volte bisogna fare anche le cose perché ci piacciono, e non solo per situazioni commerciali che devi studiare. Lì è stata una cosa voluta tra amici, e secondo me è venuto fuori una cosa bella tra amici, e penso che vi piacerà, perché comunque è fatto molto bene, la ragazza sa cantare molto bene,
Il ragazzo sa suonare molto bene, io sono il peggiore di tutti, faccio caccare, però allo stesso tempo... Però fa girare bene i dischi. Cioè, quando parlo così poi mi allontano. Va bene, grazie mille a tutti, noi usciamo il 14 di aprile, la vigilia del mio compleanno, e alle ore 20... La ringrazio vivamente e le auguro una piacevole serata. e praticamente usciamo a orario teatrale, perché ovviamente il teatro apre alle ore 20. Ore 20 in punto. È in punto, e sembra una rappresentazione teatrale. Ve lo dico, ma non lo è. Potrebbe, ma. Potrebbe, ma. Non lo è. Allora, vi posso solo anticipare che nel ruolo del cane c'è lui. Ecco. Però i cani piacciono. Devo dire, e gli avevamo dato tutto il Eucanuba che ci serviva. Non bisogna fare pubblicità, però alla fine l'abbiamo fatto. Insomma. Comunque, grazie a tutti, ci vediamo il 14 aprile online su YouTube e su tutto, ovunque, lo spargeremo ovunque. Grazie, see you! Ciao! Ciao, ciao. Ciao.